Sono in macchina e ascolto questa canzone. E non so, avevo voglia di ringraziarvi. È anche vero che non sapevo come farlo. Questo video è il video numero 3021 e penso che sia uno degli unici video che non sia per voi. No, infatti ho voluto farlo per ringraziare degli eroi, persone straordinarie, e ho voluto appunto farlo però insieme a voi, condividere questo insieme a voi, perché voglio farvi capire che cosa c'è dietro tutto questo. Persone con cui ho condiviso praticamente gli ultimi 4 anni della mia vita, momenti brutti, momenti belli e cazzo che momenti di merda. Momenti talmente di merda che non li augurerei a nessuno, veramente. Momenti in cui non sai più che cosa vuoi, non sai più chi sei, non sai più quale sia la tua strada, non sai più dov'è il timone, dove sia il timone, non sai più un cazzo. Momenti in cui perdi gli amici, momenti in cui perdi persone a cui tenevi particolarmente tanto, perché hai avuto il sano egoismo di non accontentarti mai. Non hai avuto mai modo di accontentarti di nulla perché volevi di più. Vuoi di più per te, vuoi di più. Semplicemente di più perché non ti basta. Non ti basta mai, perché te lo meriti, tu vuoi di più, vuoi di più, vuoi di più per te, perché tu non sei gli altri. Tu sei tu e fanculo a chi si accontenta. Ormai accontentarsi è troppo mainstream. Fanculo. Tu sei affamato più di 1000 jobs. Altro che hungry. Tu sei angry con la A maiuscola e bello incazzato anche. Tu sei instancabile più di 1000 Ali e fallimentare più di 1000 Edison. Sì, perché sbagliare 2000 volte prima di accendere una lampadina, quella giusta, ti rende più forte di chi sbaglia per la prima volta e poi torna ad accontentarsi, o così credo. Ma se c'è una cosa che ho capito dopo tutto questo tempo, tutto questo scorrere, è che se guardo indietro vedo i nostri puntini. Vedo che la nostra strada non è mai stata in discesa, come molti possono pensare, ma solo una lunga salita. E ah, che salita. Più si sale, più si fa ripida. Più si sale e più fa male. Ma che dire dei momenti belli, quelli sì che erano momenti di quelli come aspettare una volta l'anno quel Games Week e capire che non era importante la fiera. No, ma era importante essere assieme. Le cazzate della sera poi, chi se le scorda? Il tutti sotto cassa, l'urlare "Eccolo!" quando giravi per Milano e ti arrivavano queste svapate di Maria e non si sa da dove provenissero. I tornelli tanto odiati per parcheggiare sul tetto della fiera. La paura dei flash dopo i semafori, per paura di prendere quelle multe milanesi, il bicarbonato sul televisore e ascoltare I'm in love with the. E poi sul palco ad urlare tanta guagna per tutti. Quella cena al sushi, per non parlare di quella con i camerieri ritardati dell'old, che non abbiamo pagato un cazzo alla fine. Ma lei lavora qui. La sera del mojito con l'indiano che ballava lì in piazza e pronti per fare questo speciale insieme a lui. Peccato che non aveva registrato nulla la nostra camera. Quelli delle emozioni, quelle delle risate, quelli del tutto. Quindi quei momenti in cui siamo cambiati, quei momenti in cui siamo cresciuti. 100 milioni. Sembra ieri quando abbiamo creato questo progetto e pensare che lo abbiamo fatto proprio nella mia taverna. Ma ci pensate. Come al solito, i record, ragazzi, non contano. Perché non sono qui per parlare di record. Perché se guardo indietro vedo un viaggio fatto assieme, come ho detto prima, a persone straordinarie che posso solamente definire come eroi. E se devo trovare un minimo comune denominatore, posso semplicemente dire che queste persone avevano una sola cosa in comune, alla fine di tutto. Non hanno mai mollato. Tutti quelli che abbiamo incontrato hanno lasciato qualcosa di loro e tutti quelli che poi ci hanno lasciato una piccola parte di loro a noi, ma soprattutto guardo dietro e so che prima o poi riusciremo ad unire quei puntini. In fondo, non era la cima il nostro obiettivo, no, non era la cima, ma il viaggio stesso per arrivarci. Grazie ragazzi di tutto e grazie di questo viaggio vissuto ogni giorno insieme a voi.